Politecnico del Pisa Alberto Aquilani, commentiamo questa vittoria delle Nerazzurre, una vittoria meritata. Finalmente il Pisa raccoglie quello che ha seminato dopo un po' di partite dove era mancato veramente pochissimo. Sì, sì, è stata fatta una partita seria. Io, come ho detto ai ragazzi della partita, era questo l'aspetto più importante, perché che sono bravi, però poi va aggiunto quello spirito di voler andare a incidere sulla partita. È una partita complicata perché giocavi su un campo difficile, un campo piccolo, un campo sintetico, quindi c'erano tutte le componenti per pensare che era una partita molto complessa, però i ragazzi hanno risposto veramente bene, credo che la vittoria sia meritata. Alla vigilia vi ho chiesto, vi ho parlato di una squadra che doveva sapersi adattare a determinate situazioni. Oggi è stato così, anche perché questa è stata, quella di oggi è stata una partita sporca, brutta. Sì, sì, ma perché è il calcio che ti va a richiedere questo. Quando c'è da usare il fioretto, si usa il fioretto, quando c'è da usare l'ascia, si usa l'ascia. È una componente che non deve mai mancare. A volte, quando le partite cambiano di inerzia, noi abbiamo fatto fatica a percepire appunto che doveva cambiare magari un qualche aspetto, e oggi invece si è visto che è una squadra che comunque si ha provato quello che deve provare, e poi oltre a questo ha messo quella determinazione che ti serve per poi vincere la partita. Ultima battuta flash, mister, anche oggi un contributo importante è arrivato dalla panchina. Sì, sì, ma io ho dei giocatori bravi, ho una grossa scelta, e poi se chi sta in panchina capisce che può entrare e risolve la partita, tutto di guadagnato. Le ultime due vittorie del Pisa portano la firma di Jan Vlahar, il gol decisivo contro l'Ascoli, adesso oggi il terzo gol che ha chiuso la partita qua a Lecco, una vittoria meritata, Jan. Sì, è vero, una partita molto difficile su un campo molto particolare, difficile, quindi sì, sono contento per la vittoria soprattutto, ma anche per il mio contributo. Sei entrato in campo, in pratica buttato in mezzo alla mischia per l'infortunio di Bonfanti, che partita è stata? Sì, è stata una difficile, dura, loro erano messi troppo, cioè molto dietro, si difendevano molto bene, quindi non c'erano tanti spazi per noi, però siamo riusciti di fare il nostro e portarla a casa. Quanto è importante questa vittoria per la squadra, per il gruppo? Molto, soprattutto per l'aspetto mentale, direi, quindi dobbiamo solo continuare così, e ci dà un po' di fiducia, un po' di energia per andare avanti. Marco D'Alessandro di nuovo in campo dal primo minuto, il Pisa vince a Lecco, tre punti importanti, pesanti. Assolutamente, tre punti pesantissimi contro una squadra che in questo momento è una concorrente praticamente con noi, una diretta concorrente, e quindi una vittoria che vale doppio, perché è una vittoria in trasferta, perché sono quattro partite che facciamo risultato, perché veniamo da due vittorie e due pareggi, quindi è importante continuare su questa striscia, e è una vittoria che sicuramente ci dà morale. Abbiamo parlato spesso di partite sporche che andavano vinte, questa è stata una partita sporca, il Pisa finalmente ha trovato il modo, il bandolo per vincere e portare a casa tre punti. No, assolutamente, secondo me è una partita che ha diverse letture, perché abbiamo iniziato bene, giocando bene, fraseggiando bene, poi abbiamo avuto un momento dove siamo andati in difficoltà, poi nel secondo tempo siamo ripartiti cercando, giocando bene, poi dopo il 2-1 loro c'è stato un attimo che potevi andare in difficoltà, invece hai continuato a gestire bene il pallone, e dalla gestione giusta del pallone abbiamo chiuso la partita facendo il 3-1, quindi credo che è stata soddisfacente in più aspetti. Siamo qui con Arturo Calabresi, oggi una vittoria importantissima, il quarto risultato utile consecutivo. Secondo te quanto pesa questa vittoria nel cammino del Pisa? Ma pesa tantissimo, ha un valore immenso per dare continuità a quello che stiamo facendo, per invertire l'inerzia di questa stagione, e attraverso la convinzione in quello che facciamo e un atteggiamento giusto e sul pezzo come avviene da qualche gara a questa parte. Parliamo di te, sei entrato con la Reggiana, forse uno dei migliori in campo, e anche oggi hai riconfermato con una grandissima prestazione e un gol. Cosa ti senti di dire del tuo momento di forma e cosa ti aspetti dalle prossime partite? Ma mi sento bene, sono contento che si iniziano a vedere dei risultati nelle prestazioni, nel rendimento. Ho lavorato tanto, ho avuto un paio di infortuni che mi hanno un po' interrotto l'inerzia per una condizione fisica ottimale. Adesso mi sento bene e sono contento per questo.